penso che interessi a tutti, come si può sostenere l'associazione Meteor? Ma innanzitutto l'associazione Meteor, secondo me, dovreste venirla a vedere, ecco, a conoscere, venire ad Avola, venire a Pachino. Abbiamo i gruppi territoriali sparsi in mezzo mondo, è una realtà molto, molto più complessa di quanto uno possa immaginare. Ma è una realtà che nasce dalla provvidenza. Come si può sostenere? Beh, innanzitutto conoscere la realtà. Noi siamo stati pionieri nel mondo per quanto riguarda la lotta alla pedofilia e la pedopornografia online e credo che conoscere, basta andare a associazionemetre.org, uno entra e in un mondo che dove può trovare anche delle piste di aiuto, di sostegno, se uno ha bisogno, se uno vuole scrivere un'email. Io dopo ogni incontro, caro Don Paolo, dopo ogni incontro c'è sempre qualcuno che ti scrive la propria storia. E credo che anche stasera potrebbe accadere. Era un po' l'auspicio anche, però adesso poi ci ritorniamo. Monsignore, stavamo parlando del contesto sociale, di quello che vivono i giovani oggi. Io direi che una riflessione si può fare sul fatto che ci sono più desideri che bisogni. Si può desiderare di tutto senza aver bisogno di niente, perché è chiaro che ci sono molti mezzi e mancano i significati. Una volta hanno fatto una specie di indagine, dalle 9 e alle 11 hanno fermato sul Lungotevere le macchine di tanti giovani chiedendo dove vai, non sapevano dire dove andavano. Voglio provare la macchina, mi aveva fatto sta macchina e voglio provarla. E qualcun altro, voglio farmi un giretto, cioè nessuno che andasse al lavoro o che ritornasse da un impegno concreto. I mezzi ci sono, mancano i significati e quindi occorre sicuramente lavorare di più per dare un senso alle cose, perché oggi sono quelle, questo senso che manca. E allora io direi che la pandemia stessa, ecco, ci ha insegnato ad avere quella che in termini magari un po' tecnico si può dire l'antropologia del limite, cioè imparare. Ci sono dei limiti nella vita, dobbiamo rispettarli, non li possiamo superare, ma dobbiamo trovare il modo di rimanere felici all'interno di questi limiti. Perché è chiaro che se io parlo ai miei confratelli, ai preti, io dico: voi non siete poveri, non siete poveri. Perché avete un lavoro, avete uno stipendio, avete una casa. Quando io ordino un prete, subito dopo che lo ordino, questo mi diventa un pensionato, perché ha la casa, il lavoro e insomma lo stipendio, con magari un'ora e mezza di lavoro, 2 ore di lavoro, vi rendete conto? Allora non è povero, ma deve vivere da povero. Questo è l'impegno. E sapere che quanto noi abbiamo è per il servizio del prossimo. Tutto quello che noi abbiamo è per condividerlo. E direi il dono più grande che abbiamo ricevuto, sapete che cos'è? La fede. E la fede la dobbiamo condividere. Non è un bene che si deve consumare individualisticamente. Siamo nati per vivere in comunione. E quindi occorre ridare, direi, lo spazio ai sentimenti, perché i social stanno uccidendo i sentimenti. Vi ricordate quando si potevano fare quelle belle lettere romantiche alla fidanzata o al fidanzato? Adesso tu c'hai il computer, mi vuoi, non mi vuoi, clicchi quello che vuoi e tutto quanto è fatto. Oppure io odio quelli che mi mandano questi memo al mattino, buongiorno e buonasera. A me lo vuoi scrivere, buongiorno, buonasera? No, mi mandi un figurino. Prenditi almeno il tempo di scrivere buongiorno, altrimenti io non lo leggo. Quindi occorre ritrovare il tempo da dare agli altri utilizzando non i mezzi ma il cuore, utilizzando i sentimenti. Questo direi che occorre effettivamente un po' ritrovare la bellezza, la ricchezza dei sentimenti. Pace. Grazie.